Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, mi guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 74 e 75, 24 e 27 maggio del 1900. Trovandomi molto afflitta per la privazione del mio adorabile Gesù, al più si faceva vedere ad ombra e dal lampo. Sento proprio che non posso tirare più innanzi se lui vuole continuare più oltre. Onde, trovandomi nel sommo dell'afflizione, per un poco si è fatto vedere tutto stanco, come se avesse bisogno di un ristoro, e menando le sue braccia al mio collo mi ha detto: Diletta mia, portami dei fiori e circondami tutto, che mi sento languire d'amore. Figlia mia, l'odoroso profumo dei tuoi fiori sarà di ristoro e vi porrà un rimedio ai miei mali, perché languisco e vengo meno. Ed io subito ho soggiunto: E voi, diletto mio Gesù, datemi dei frutti, che l'ozio e lo scarso potere aumentano talmente il mio languire che vengo meno fino a sentirmi morire. Ed allora non solo dei fiori, ma potrò darvi dei frutti per poter maggiormente ristorare il vostro languire. E Gesù ha ripreso il suo dire e mi ha detto: Oh, come ci combiniamo bene, non è vero? Pare che il tuo volere è uno col mio. Per un momento pare che sono rimasta sollevata, ma se volesse cessare lo stato in cui mi trovavo, come se volesse cessare lo stato in cui mi trovavo, ma poco dopo mi sono trovata immersa nello stesso letargo di prima e
priva del mio sommo bene, abbandonata e sola. Questa mattina, sentendomi più che mai afflitta per la privazione del mio sommo bene, quando appena mi si è fatto vedere e mi ha detto: come un vento impetuoso investe le persone e penetra fin nelle viscere in modo da scuotere tutta la persona, così il mio amore e la mia grazia, impennandosi sulle ali dei venti, investe e penetra nel cuore, nella mente e nelle più intime parti dell'uomo. Con tutto ciò l'uomo ingrato respinge la mia grazia e mi offende. Quale non è il mio acerbo dolore? Io però me ne stavo tutta confusa ed annientata in me stessa e non ardivo di dire una parola, solo pensavo: com'è che non viene? Ed anche a venire non lo vedo chiaro, pare che ho perduto la chiarezza. Chissà che lo vedrò svelato il suo bel volto come prima. Mentre così pensavo, il mio benigno Gesù ha soggiunto: figlia mia, perché temi? Se il tuo stato è in excelsis per l'unione dei nostri voleri. E volendomi rincorare e compatire lo stato mio doloroso, mi ha detto: tu sei il mio novello Giobbe, non ti opprimere in modo soverchio se non mi vedi con chiarezza. Te lo dissi fin dall'altro giorno che non ci vengo secondo il solito, perché voglio castigare le genti. E se tu mi vedessi con chiarezza, verresti a comprendere con chiarezza ciò che sto facendo. Ed il tuo cuore, siccome hai ricevuto l'innesto del mio, quindi conosco io quello che tu verresti a soffrire, come sta soffrendo il mio cuore, perché mi vedo costretto a castigare le creature mie. Anche per risparmiarti queste pene, non mi faccio vedere con chiarezza. Chi può dire la trafittura che ha lasciato al mio povero cuore? Ah, Signore, datemi la forza a sostenere il dolore. Allora, questi due capitoletti, apparentemente diciamo, tranquilli e semplici, contengono in realtà dei buoni frutti, dei buoni spunti di meditazione, e come sempre adatti a tutti, anche se vissuti e calati nelle esperienze straordinarie di Luisa. Notiamo sempre questo suo stato di estrema privazione per l'assenza di Gesù. Poi Gesù spiega tante cose, no? Questa situazione ci interroga e deve interrogarci dopo averci illuminato su un aspetto. L'aspetto su cui illuminato, vedete come Gesù si lamenta nella seconda parte, di tanti sprechi, ingratitudini e respingimenti di grazia. Cioè, Gesù non se lo fila proprio nessuno. Cioè, sta in stato molto spesso di totale abbandono e indifferenza. Quindi, gli stati di languore, ecco, delle anime che lo amano, questo è il mio parere personale, ma neanche troppo, insomma, stando a diverse cose che conosciamo dalla storia della spiritualità, lo stato di languore, quindi desideri ardenti, a volte anche prorompenti in lacrime, della sua presenza, del suo ritorno, sicuramente riparano il cuore di Gesù dell'indifferenza delle creature. E quindi la semplice invocazione, no? Quindi non è, anche se lui poi non esaudisce il nostro grido, la nostra preghiera, no? Quindi quando desideriamo che lui si faccia percepire, si faccia sentire, si faccia in qualche modo vivo, no? Ecco, come diciamo nel parlare comune. E quindi che cosa vuol dire con questo? Questo stato, oltre ad essere giustificato nel modo che Gesù ha spiegato alla fine del secondo capitolo, non è escluso che ci fosse anche questo. Ricordiamo sempre che la dinamica, il motore della vita con Dio è l'amore. Io non mi stancherò mai, abbiamo visto anche nella meditazione di ieri, di dire abbastanza quanto questo amore conosciuto e vissuto sia veramente la quasi la quintessenza della divina volontà.
La vita trinitaria è amore, ecco, l'azione, ogni azione che Dio compie fuori di sé è sempre e soltanto amore. E c'è uno stato misterioso, ma reale, ecco, di sofferenza di Gesù nel vedersi respinto dalle creature. È brutta questa cosa. Ecco, per cui i nostri desideri siano offerti al Signore anche volontariamente da noi, quindi con questa intenzione di riparare chi non lo desidera proprio, chi non lo calcola proprio, no? Siamo oggi alle chiese vuote, insomma, che stanno in giro, cioè le diserzioni, non solo le messe domenicali, ma in certe parrocchie la messa feriale, come dire, rischia di scomparire perché per carenza di personale. Sperando che comunque il sacerdote celebri comunque, perché si celebra la messa anche senza il popolo per il bene della comunità, no? Però, certamente, non, cioè, immaginiamo, cioè, la Santa Messa è un patrimonio inestimabile, insomma, preziosissimo, e nessuno lo calcola, lo considera, insomma, per istituire la Santa Messa Gesù Cristo è morto in croce, non è che è stata un, come dire, una cosa tanto fatta così, no? Ecco, Gesù esprime poi questo suo stato dicendo, portami dei fiori, circondami tutto che mi sento languire d'amore, anche lui, lo dice lui. Il languore di amore, ecco che non so, ecco, bisogna averlo vissuto per comprenderlo un pochino nei confronti di nostro Signore, no? Il languore è quello stato che di dolce sofferenza, no? Dove intensissima sofferenza che si prova quando si desidera ardentemente la persona amata che è però assente, non c'è. Ecco, quindi questa solitudine di Gesù è espressa appunto dal languore perché lui vorrebbe che le creature andassero da lui a dargli il ricambio dovuto, tra l'altro, di amore, ma non lo fanno. E quindi dice: portami dei fiori. Evidente che questo gesto è un gesto non soltanto letterale, ma simbolico, no? E sappiamo che questa cosa si esprime anche letteralmente, no? Quindi i fiori, adesso in Quaresima, ovviamente la liturgia della Chiesa impone molta, molta più sobrietà proprio come segno di penitenza, no? Però i fiori al Santissimo Sacramento, per esempio, no? I fiori erano stato nel cuore di Gesù o nelle condizioni in cui è possibile, insomma, in alcuni altari, eccetera, sotto il crocifisso, sono un'espressione di amore, no? Sappiamo che i fiori sono profumati, quindi Gesù evidentemente non parla soltanto dei fiori materiali, ma nella letteratura spirituale il fiore, il profumo che emana, rappresenta virtù, no? Ci sono tutta quanta una letteratura, la rosa che è il fiore della Madonna, no? Sappiamo benissimo che la rosa è il fiore della Madonna, che a Lourdes è apparsa con due rose sui piedi, no? Il termine stesso rosario significa corona di rose. In letteratura spirituale dicono che i gigli rappresentano la purezza, e le viole rappresentano la penitenza, ecco. Le rose rappresentano soprattutto la carità. E poi c'è stata una letteratura sterminata, no? Specialmente più io conosco molte cose riferite alla patristica, insomma, la Chiesa antica che amava molto utilizzare il ricorso all'allegoria e al simbolismo, no? Quindi, sì, gesti di delicatezza nei miei confronti che Gesù gradisce molto, no? Pensiamo ai gesti che contempliamo adesso nel venerdì di Quaresima nella Via Crucis della Veronica, e quindi le delicatezze personali, ecco, di amore che possiamo rivolgere oggi a Gesù, non alla sua persona, ecco, ma per esempio alla sua presenza sacramentale, sì, alle immagini che lo rappresentano, sì, ai luoghi sacri dove abita, sì, e però anche le virtù che gli danno una grandissima e fragrante consolazione odorosa. Noi sappiamo che il crisma, che è l'olio delle consacrazioni, quindi battesimo, cresimo, ordine sacro, è l'unico degli oli sacri a cui è aggiunto il profumo, no?
appunto ad indicare col battesimo, col sigillo battesimale che il Sacro Crisma consolida e quasi firma, diciamo, nell'anima, vengono infuse la grazia santificante con le virtù, no? Le mani di un sacerdote vengono consacrate, eccetera. Quindi è un olio profumato perché appunto il suo uso nella cresima, sapete, quando uno viene cresimato viene infuso lo Spirito Santo, no? Quindi c'è un effetto particolarmente benefico che arricchisce di bellezza e di virtù l'anima, ecco, quando si usa il crisma, no? Così come per consacrare gli altari, eccetera. E Luisa, bellissima, ecco, entra in dialogo con Gesù, dice: tu vuoi i miei fiori? Ecco, tu datemi dei frutti, cioè i frutti nella vita spirituale sono i grossi atti, diciamo così, di virtù e a volte anche di eroismo, no? I frutti sono non soltanto le virtù come abiti, ma proprio le buone opere compiute, ecco, le offerte e tante altre cose, no? E collega qui Luisa la sua presunta assenza di frutti, ecco, allo scarso patire, no? Quindi al fatto che non sente di avere abbastanza lavoro come vittima, che lì è, dice, ecco, perché quando ci sono dei frutti, quindi delle opere impegnative e significative compiute per Gesù e solo per amore suo, ecco, lui viene ristorato ancora di più. Quindi, non soltanto che Luisa accetta, insomma, questa richiesta di Gesù, ma vuole anche andare oltre. Non ecco perché Gesù risponde: come ci combiniamo bene, pare che il tuo volere è uno col mio, no? Quindi nel regno del divin volere c'è questo intento, no? C'è questa intenzione che è anche insita nella consacrazione totus tuus alla Madonna, no? Quindi si vive per piacere all'amato, per far piacere all'amato o all'amata. Cosa proprio significa fare tutte le cose per Maria? Vuol dire che gliele offro a lei e che cerco di fare quello che a lei è gradito. O che nella mia pochezza conosco essere tale, no? E mi guardo bene dal non fare ciò che a lei non è gradito. E c'è questa intenzione, questo intento, questo impegno a moltiplicare pensieri, gesti, desideri, azioni fatti per piacere alla Madonna o per piacere a Gesù. Ecco, questa cosa questo esercizio è un importante motore, allenamento che porta ad unirci profondamente, insomma, con la divina volontà, perché ricercando l'anima come far contento l'oggetto del suo amore, è evidente che fare contento Gesù o fare contento la Madonna significa nient'altro che agire nel divin volere, perché le cose che piacciono a Gesù e alla Madonna sono evidentemente espressione della divina volontà. Ecco, Gesù usa l'espressione nel secondo capitolo del vento impetuoso, no? Questa immagine ha radici chiaramente bibliche. Siamo al giorno di Pentecoste, quando scese lo Spirito Santo, no? Come vento che si abbatte gagliardo, dice il testo degli Atti degli Apostoli, ma anche Gesù quando parla con Nicodemo. Dice: il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai dove viene né dove va, no? Così è di chiunque nasce da acqua e da spirito, no? Sappiamo che il vento è una bellissima creatura con cui fare molti giri. Il vento soffiò anche sul monte Horeb, no? Davanti ad Elia, ecco, nella forma questa volta di brezza leggera. È un'immagine molto bella quella del vento, perché il vento, noi sappiamo benissimo, svolge una funzione fondamentale di purificazione dell'aria, no? Se noi abbiamo i rilevatori delle polveri nelle grandi metropoli, come si fa quando le polveri vanno a livelli notevoli? Bisogna aspettare che piova oppure che faccia una bella
raffica di vento, insomma, che disperda, no? I tossici di vario genere, insomma, no? Ecco, per cui i figli del regno sono i figli del vento, ecco. E c'è anche questa, l'essere figlio del vento, non si sa da dove viene e dove vanno, c'è anche questa immagine proprio del figlio della divina volontà che è pronto ad andare in qualunque direzione, cioè dove soffia il divin volere, lasciandosi, ecco, prendere dal vortice del vento, quindi questa è l'abbandono alla divina volontà, l'anima va. Si lascia condurre senza paura, ecco. E quindi rinunciando a tenere il timone della propria volontà, della propria esistenza e abbandonandosi quindi a quello divino, no? È bene, importante riflettere su questa immagine, no? Di origini bibliche e quindi chiederci se io sono un figlio del vento. Vento è anche disponibilità, per esempio, a cambiare direzione, no? A cambiare idea, siamo nel tempo di Quaresima, no? La conversione, cioè lo stato di conversione perpetua in cui dobbiamo, il figlio della divina volontà ci vive 100.000 volte tanto, perché quando si entra a contatto profondo, serio con la divinità, cioè, è una cosa continua, cioè nel senso che ogni giorno si scoprono delle cose che si possono migliorare, che si devono migliorare. Si prende coscienza, di alcuni errori, sbagli, peccati commessi nel passato prossimo, nel passato remoto, quindi è un continuo resettarsi, no? Quindi riprendere la direzione corretta del vento, questo è fondamentale, camminare in questo modo è fondamentalissimo perché l'ingresso, l'adeguamento, l'unione del nostro volere con quello divino, è un processo, ecco, che si perfeziona sempre di più, se lo vogliamo, no? E deve produrre, ecco, qui sì, dei reali frutti di cambiamento percepibili a noi e percepibili intorno a noi. Ecco, e poi, ultima considerazione, verso la conclusione del secondo paragrafo, i timori di Luisa. E che Gesù non veniva più, o che se veniva non era più come prima, era un pochino diverso. E qui dobbiamo sforzarci di sempre, quando sentiamo queste cose, di entrare, per quanto può la nostra mente umana limitata, dentro un'anima che ha vissuto queste cose, no? Per cui cercare di immedesimarci e comprendere il suo dolore e anche la sua, capite? Preoccupazione, diciamo così. Ecco. Gesù la consola e le spiega indirettamente e delicatamente che quello stato per lei tanto doloroso, quindi di languore e di assenza di Gesù, era da lui voluto. E quindi, figlia mia, il tuo stato è in excelsis per l'unione dei nostri voleri. In excelsis significa non soltanto nell'alto dei cieli, come diciamo nel Gloria, no? In excelsis significa per eccellenza anche, no? Per antonomasia, cioè al massimo grado possibile. Gesù le sta dicendo: sta attenta a leggere sempre tutte le cose nell'ottica della divina volontà. Più avanti negli scritti, è capitato nei giorni scorsi di leggere un passo favoloso, forse sarebbe anche il caso proprio di citarlo perché è bellissimo. Gesù dice: io posso fare quello che mi pare, ma quando non faccio una cosa, non è che non la faccio perché non posso, ma perché non voglio. Lo cito, 8 febbraio 1931, facciamo un balzo molto lontano. Luisa si lamentava dei guai che stava passando per la pubblicazione, qualche guaio per la pubblicazione degli scritti, no? E quindi con limitazioni di vario genere, le solite cose che sappiamo dalla biografia sono successe anche a lei. E prega Gesù di liberarla da questa situazione. E Gesù gli dice: figlia mia, ma credi tu che io non lo posso? Lo posso, ma non lo voglio. A me costa più il volere che il potere. Per me il potere è nulla.
Cioè, in un istante posso fare cielo e terra, in un altro istante lo posso distruggere. Tanta è la forza del mio potere, ma attenzione, distruggere un atto del mio volere né lo voglio né lo posso, perché distruggerei l'ordine della mia volontà che fin dall'eternità sono dalla divinità stabiliti, andrei contro la mia sapienza, contro i miei disegni, contro il mio amore. Quindi noi non dobbiamo mai chiedere al Signore perché non fai una cosa, perché quella cosa potrebbe farla, ma se non la fa è perché non vuole. E se non vuole, in quella volontà c'è espressione di perfezione, santità, benessere, anche se noi percepiamo e vediamo esattamente il contrario e non è altro che per noi magari fonte di preoccupazione, sofferenza, angoscia, eccetera. Questo dobbiamo mettercelo, non in testa, di più bene in testa. Allora, sta dicendo, tu sei il mio novello Giobbe, d'accordo? Quindi, che cosa faceva Giobbe? Giobbe soffriva e offriva. Quindi considera anche questa cosa come parte della tua offerta. Tu sei vittima, la vittima si offre e dice, chiedimi quello che vuoi. Se ti chiedo qualche giorno di stare senza di me, offri. E poi dice anche un'altra cosa, no? Questo è, bisogna conoscere bene gli scritti, no? Credo che altre volte l'abbiamo già affrontato nella meditazione. Nel senso che quando Gesù voleva, sempre tra virgolette, perché dobbiamo rimandare le volte in cui abbiamo spiegato il senso corretto in cui intendere questa espressione, quindi, quando voleva, tra virgolette, castigare le genti, non andava da Luisa per un motivo molto semplice, perché se andava da Luisa, Luisa cominciava ad offrirsi come vittima, cominciava a pregarlo e a supplicarlo di dare tempo, di risparmiare i peccatori, e Gesù, che a sua volta voleva lasciarsi commuovere, perché lui fa, come dire, esercita la giustizia, diciamo così, controvoglia, lui stesso lo dice, insomma, è con sommo dolore, perché gli dispiace poi vedere le creature che ne soffrono un pochino, ma lo fa come un padre che quando vede che non ci sta altro dice proviamo almeno con questo a fargli un attimo riflettere, a vedere, ma lui soffre quando deve ricorrere a questi sistemi. E al tempo stesso però non vuole far soffrire Luisa, mostrandogli, ecco, manifestandosi a lei le sofferenze che magari le creature in un certo momento stanno soffrendo a causa dei guai che si sono provocati con i loro peccati e che Gesù lascia che facciano il loro corso. Ecco, questo è il senso in sintesi corretto con cui intendere i cosiddetti castighi e anche la tematica complessa, ecco, anche se vera, della divina giustizia. Ecco. Quindi la cosa che è importante che ci alimenti la nostra meditazione, che ci resti nel cuore, è che quando Dio non agisce è perché non vuole. Dobbiamo applicare questo principio a tutto quello che vediamo, non soltanto nella nostra piccola vita quotidiana, ma in tutte le situazioni. Cioè, anche nei tempi tristi, ecco, complicati che stiamo vivendo, pieni di fonti, come dire, di dolore, di preoccupazione, se Dio ancora non sta agendo, non sta intervenendo per fermare certe cose, è perché non è ora, d'accordo? Ma non è che quelle cose avvengono, ripeto, sfuggendo al suo potere, perché se Dio volesse fermerebbe immediatamente tutto e non lo fa. E se non lo fa, ha i suoi buoni motivi. La dimostrazione di questo, no? Gesù la diede per esempio, se facciamo attenzione, nel Getsemani, no? Come nota San Giovanni, come si legge nell'ora della Passione. Chi cercate? Gesù il Nazareno? Quando Gesù risponde, sono io, caddero tutti a terra. Si rialzano, ripete chi cercate, sono io, e lo ripete in tono differente, perché il primo sono io
era l'eco della rivelazione del nome di Dio al Sinai, a Mosè, io sono colui che sono. Cioè, stai dicendo, state attenti che c'è davanti un Padre eterno, che se io voglio fulminare tutti quanti e nessuno mi torce neanche un capello. Non so se mi spiego, questo sta dicendo Gesù. Certamente io adesso sto utilizzando delle espressioni che forse Gesù non usa, ma il senso è questo, no? La seconda volta, il sono io glielo rispondo in quanto uomo, dice, bene, adesso io vi do il permesso di mettermi le mani addosso e lo faccio perché attraverso questo verrà la redenzione, capito? Quindi perché Dio non ha fermato i carnefici, non ha fatto venire un infarto a Giuda prima che andasse a fare quelle cose che doveva fare? Perché attraverso tutte quelle vicende doveva compiersi l'opera della nostra redenzione, capite? Allora, il fondamento, veramente, quando uno sta fuso col divino volere, non è che non soffre vedendo tante cose, soffre ma non vacilla, non si dispera, non cade nell'angoscia, non cade in queste cose. Dice, ma come? Ma non vedi che problema, che cosa, che quello, che quell'altro? Lo vedo, ma Dio provvederà, sicuro. Noi in questo mondo, quando c'è un problema, quando c'è una difficoltà, abbiamo il compito sotto di pregare, uno, secondo, di fare penitenza e di riparare, due, terzo, di fare con calma quello che possiamo perché le cose vadano meglio. E basta. E per il resto attendere che Dio faccia quello che deve fare lui. Cioè, e lo fa. Lo ha sempre fatto e sempre lo farà. Perché nessuno può sottrarsi al suo potere. E i decreti immutabili della sua volontà, in qualche modo, sempre si realizzano. Sempre. E questo è il fondamento del nostro riposo, della nostra fede e della nostra speranza. Oh, Divina Maria, tu hai vissuto queste cose, a parte l'unione in excelsis del tuo volere con quello divino, che nessuno ha vissuto tanto quanto te, ma tu hai vissuto in tante circostanze della tua vita terrena, non in tantissime, ma in qualcuno certamente sì, quello stato di languore, soprattutto alla morte di Gesù e durante il Sabato Santo, no? Nessuno di noi può comprendere, ecco, se Luisa stava in questo modo, più di qualche maestro di spirito ha insegnato che tu non sei morta durante la passione sotto la croce del Sabato Santo solo perché Dio ha fatto vero e proprio miracolo per tenerti in vita, altrimenti saresti morta di dolore. Ecco, ma saresti morta di dolore fusa con il divino volere. Ecco, noi molte volte, noi mortali, pensiamo che la fusione con la divina volontà significhi non soffrire, ma assolutamente no. Ecco, significa soffrire uniti ai divini voleri, qualunque cosa, e soffrire con quella gioia e quella pace che Gesù stesso racconta nell'ora della Passione, no? Io in croce stavo gioioso, stavo sereno, eppure stavo in mezzo a pene e tribolazioni inenarrabili, no? Come gioiosa e serena stavi tu sotto la croce. Ecco, insegnaci questo, ecco, questa grande importanza dell'unione in tutto, con i divini voleri, riconoscendoli in tutto e soprattutto ricordando che tutto può il nostro Dio e che qua, come tu ben sai, tutto è possibile a Dio e che quando non opera è solo. Perché non vuole.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Ave Maria.